Cari amici di Extreme Hardware, benvenuti al video unboxing di HP Slate 7 Plus, questo nuovo tablet economico prodotto da HP basato su un processore Nvidia Tegra 3. Come vi ho detto, si tratta appunto di un tablet non particolarmente costoso, un tablet da 7 pollici che si va a collocare su un livello piuttosto simile rispetto a quello del Nexus 7 edizione 2012. Questo prodotto mira appunto ad essere il più economico possibile, offrendo comunque una buona esperienza utente. Andiamo quindi in questo breve video ad analizzare il bundle e la confezione del tablet. Potete vedere che la scatola è quasi completamente occupata da illustrazioni del prodotto e sui due lati più piccoli troviamo anche il logo Nvidia Tegra. Andiamo a spacchettare il tablet. C'è questo coperchio piuttosto difficile da rimuovere. Ecco qua, questo è il tablet con schermo da 7 pollici, risoluzione 1280x800, quindi risoluzione HD. Lo mettiamo un secondo da parte e vi mostro quel che c'è nel resto della confezione. Abbiamo altre due piccole scatoline. In questa ci sono il cavetto USB micro USB, eccolo qua, e c'è anche un bel alimentatore da parete. Nell'altra scatolina abbiamo invece, come si evince dall'illustrazione, la varia manualistica. Passando al tablet. Come vi ho detto, display da 7 pollici, l'hardware non è sicuramente esagerato, ma è ben commisurato per offrire comunque una discreta potenza a fronte di un prezzo contenuto. Vi ho detto già del processore Nvidia Tegra 3, quindi un quad core da 1,3 GHz, affiancato poi a 1 GB di memoria RAM, in questo caso 8 GB di memoria esterna, c'è anche interna, scusate, memoria espandibile inoltre tramite scheda micro SD. Ci sono due fotocamere, quella frontale, eccola qua, e quella posteriore che non ha il flash. Fotocamera tra l'altro da 5 megapixel. Andando ad analizzare la costruzione del dispositivo, il frontale è completamente occupato dal vetro. Sul retro, in plastica, abbiamo poi un grande logo HP. Abbiamo un lungo speaker posto nella zona inferiore, eccolo qua. Abbiamo, come vi ho detto, la fotocamera, i due tasti fisici, ovvero il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, spero si vedano. Sul lato superiore abbiamo poi il jack da 3,5 per le cuffie, che non ci sono nella confezione, come avete visto. Abbiamo la presa micro USB e lo slot per inserire la micro SD. Andremo a dettagliarvi ulteriori aspetti di questo dispositivo nella recensione. Vi aspettiamo numerosi anche con i vostri commenti sul nostro forum.